Buongiorno a tutti, siamo allo IED di Milano in compagnia di Stefano Saladino, direttore della manifestazione Digital Experience. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dal 7 al 12 marzo un tuffo nel digitale con le novità e quello anche che forse molta gente non conosce ancora del digitale. Sì, cerchiamo di avere una panoramica generale del mondo del digitale, sia per quanto riguarda il mondo business, per cui tutto quello che è oggi l'applicazione, l'ampia applicazione digitale, sia per quanto riguarda il mondo consumo, per cui l'utilizzo che tutti i giorni le persone fanno del digitale. La manifestazione è rivolta non soltanto agli appassionati, ma anche a persone del settore, quindi c'è una sezione, diciamo, proprio tecnica business e poi dei workshop invece per gli appassionati e quelli che vorrebbero intraprendere questa strada. Assolutamente, è proprio pensato per cercare di essere rivolto ad un pubblico molto eterogeneo, perché un pubblico business per cui chiede il digitale ne fa tutti i giorni l'uso per la propria azienda o uso per la propria comunicazione, chi professionalmente ovviamente fornisce servizi per quanto riguarda il mondo del digitale e chi fruisce del digitale. In questo caso ci sono due progetti, uno è un contest e uno è un job matching, in cui le persone che vogliono approcciarsi a questo mondo del digitale possono da un lato confrontarsi col contest, dall'altro lato invece trovare occupazione all'interno del mondo del digitale. Un aspetto importante, ritengo, in questo periodo soprattutto, è che la maggior parte degli eventi sono gratuiti, sono tutti. Allora, tutti gli eventi sono gratuiti, cosa importantissima, mi ha cercato di strutturarli in questo modo proprio per diffondere una cultura. Questo progetto è stato creato da un'associazione culturale che si chiama Luoghi di Relazione, di cui ne sono il presidente, e ha proprio lo scopo di diffondere una cultura diffusa di un uso consapevole del digitale, una cultura diffusa di esperienza d'uso digitale, una cultura diffusa di ciò che il digitale può fare per migliorare la quotidianità, per migliorare sostanzialmente anche la nostra vita. Ha parlato di quotidianità e mi viene una domanda. Sono tante persone che ormai si affidano al digitale, tra internet e tutte queste, ma in realtà quanti sono a conoscenza delle potenzialità di questo mezzo? Allora, oggi c'è stata un'ampissima diffusione in cui tutti utilizziamo strumenti digitali, li utilizziamo come fruitori, c'è poca consapevolezza sulla reale potenzialità e in alcuni casi anche i rischi, per cui proprio il processo di conoscenza porta invece ad un uso consapevole e di conseguenza di poter utilizzare ancora di più rispetto a quanto facciamo oggi, per cui oggi la rete, che parliamo di digitale, non è solo internet, è tantissime cose, cioè dal bancomat quando andiamo alla domotica in casa, il digitale applicato in tantissimi contesti, certo. Però appunto una conoscenza, un uso consapevole consente una maggior fruizione da parte delle persone. E nello slogan tu diventa protagonista, qual è il messaggio? Allora, tu diventa protagonista perché questo è un evento dove non bisogna fruire l'evento, bisogna parteciparci attivamente. Ci partecipa attivamente per esempio col contest, ci sono in ballo 15.000 euro di premi, per cui chi vuole esprimere la propria creatività, e non deve essere necessariamente un professionista, basta che voglia esprimere attraverso le arti digitali una professionalità, per cui dal sound design alla fotografia, al video, alle interfacce e così via, per cui come vede la creatività può essere l'elemento catalizzante. Certo. E può farlo anche chiaramente attraverso una partecipazione attiva ai diversi eventi, cioè non semplicemente sedendosi in sala e fornendo la propria presenza, ma partecipando attivamente agli argomenti, per cui essendo coinvolto, rispondendo, partecipando e creando una cultura condivisa anche da questo punto di vista, per cui chi è sul palco non necessariamente ne sa di più. È lì sul palco proprio con l'obiettivo di raccogliere maggiori informazioni e far nascere poi una cultura distribuita. Allora, aspettiamo perché dal 7 al 12 marzo modo di raccogliere queste culture differenti e distribuite ce ne sarà tantissimo. Grazie mille a Stefano Saladino. C'è un sito internet che insomma, si può consultare? www.digitalfestival.net, si trovano tutte le informazioni sul programma, sulle diverse iniziative. Alle 15 di oggi sul sito verrà lanciato il contest, quasi tutta la manifestazione sarà in streaming online, per cui in diretta anche per chi non può fisicamente partecipare, che magari non si trova a Milano o è lontano, per cui anche in questo caso abbiamo cercato di favorire proprio la diffusione della conoscenza anche attraverso la tecnologia, in questo caso per cui con uno streaming in diretta. Approfittiamone, grazie mille Stefano Saladino, arrivederci. Ciao.